Un marchio d'aria per affermare la propria identità territoriale e riscrivere il futuro. La comunità montana Vallodidiano ha ripescato e rinverdito un progetto e un logo del 2008 realizzato dai ragazzi dell'ITIS Gatta dopo un concorso di idee nelle scuole e lo ha presentato nei giorni scorsi presso l'aula consiliare di Padula per riprendere il discorso di identificazione e vendita al pubblico di tutto ciò che il Vallodidiano ha da offrire. Il marchio d'aria a nostro avviso è uno strumento importante e se vogliamo anche innovativo perché tende ed è rivolto a valorizzare e a tutelare l'identità di un territorio. Piuttosto che lasciarlo in un cassetto come progetto abbiamo voluto affidarlo all'esterno ed è stato affidato al CONSID che è un consorzio di imprese del Vallodidiano che sta manifestando grande interesse, grande entusiasmo e chiaramente se viene utilizzato bene è chiaro che diventa un elemento identificativo di un territorio che dovrebbe portare benefici alle imprese, all'attività anche turistica, all'attività agricola e alle attività artigianali. Il marchio d'aria sarà dunque gestito per i prossimi 10 anni dal CONSID, Consorzio Imprese Diano. Abbiamo affrontato il discorso del marchio d'aria per cercare di dare valore aggiunto a tutto ciò che c'è sul nostro territorio. Noi sappiamo che lo spopolamento chiaramente in linea di massima è dovuto proprio dall'assenza di futuro, quindi futuro è mancanza di prospettive e quindi di lavoro per i giovani. Attraverso questa scommessa sicuramente potremo creare le condizioni per sfruttare al meglio il nostro territorio. Il marchio d'aria punta anche e soprattutto sul turismo, sulla capacità delle strutture ricettive di fare rete, di far sviluppare questo settore sfruttando i punti d'attrazione del Diano e la vicinanza alla costa. I primi passi saranno la partecipazione a Berlitalia e il lancio del nuovo portale turistico. Il Vallodidiano fino ad oggi ha ancora questa difficoltà, ha avuto questa difficoltà della collaborazione, di conoscerci anche a livello di strutture ricettive, dal bed and breakfast all'agriturismo, ma anche a chi fa proprio l'accompagnatore, quindi le guide turistiche, le associazioni che fanno trekking, equiturismo e anche tutti i piccoli produttori, metterci tutti quanti insieme per far sì che questo vallo nella sua unità si faccia conoscere e possa promuoversi al di fuori. La cosa bella è che diciamo se negli anni scorsi c'era un po' di campanilismo, se così lo vogliamo definire, no? Un non voler collaborare, oggi invece si è propensi. Promozione che avrà un primo banco di prova a Berlino e quindi alla Berlitalia dal 5 al 7 di settembre. C'è questa fiera del Made in Italy, in questo momento con la Germania che comunque a livello europeo è trainante e non solo. L'Italia affascina i tedeschi. L'unica cosa ovviamente è quella che noi Vallodidiano siamo poco conosciuti e allora per questo motivo diciamo, abbiamo iniziato questo percorso che avrà anche un modo diciamo, online che è questo sito www.visitvallodidiano.it. Tramite questo portale turistico chiunque Italia e a livello europeo come anche oltreoceano avrà modo di vedere che cosa sono le bellezze del nostro territorio, quali sono le strutture ricettive del nostro territorio, che cosa si produce e che cosa si può fare a livello anche di pacchetto turistico